Poggio Covilli, eccolo qua. Domani veniamo a fare la foto qua. Guarda. Era Boschi! Che figata! Quello che vediamo sia a sinistra che a destra. Oh. Ma è una scena da film questa, eh! Ci siete? Sì! Ehi! Non così in fretta. Torniamo un attimo indietro e vediamo dove è cominciato questo viaggio. Salve popolo di Instagram, di biker, estremi viaggiatori della domenica e non. Ho qualche giorno di ferie a fine mese, dal 29 maggio al 6 di giugno. E volevo chiedervi, vorrei partire per un viaggio in moto, in solitaria o con degli amici. O anche se volete unirvi, siete i benvenuti. Dove potrei andare? Qualche posto raggiungibile in moto, tenendo a mente tutte le restrizioni, magari qualche consiglio su dove alloggiare, dove mangiare, strade da fare, posti da vedere. Sparate nei commenti perché vorrei partire un po' così alla vecchia maniera, un po' alla Easy Rider. Se avete consigli, qui nei commenti. Bella! Bene, un giorno, che giorno è oggi? 2? 2 giugno, sono le? Che ore sono? 6. Le 6 e 18, più o meno in tabella di marcia. E ragazzi, stiamo per partire per il nostro viaggio in Toscana. Bene, siamo arrivati, prima tappa con i ragazzi. Autoril Cantagallo in attesa che arrivi il resto del gruppo, e per il momento il viaggio procede direi abbastanza bene, no? Qualche intoppo? No. Bene, quindi ci aggiorniamo appena arrivano gli altri. È arrivato anche il resto della compagnia. Vabbè, io non li prendo. No, io alla fine questa qua, 30 litri, più le borse, qua c'ho praticamente tutto quello che tiro via all'occorrenza. C'è il borsello con tutta la roba di valore, l'acqua, due paio di occhiali, guanti di Nick. Lì invece c'ho tutto praticamente, perché c'ho l'avviatore per la batteria, quindi se qualcuno si prende a piedi vi faccio partire. C'ho il cavo della frizione di ricambio, l'antipioggia, coso per le gomme. Quello zaino da 50 litri, mi serve olio motori. Olio motori. Che olio hai? 10. Non va bene. Tu vai giù di minerali. Beh, guarda. Vai dall'altra parte. Praticamente questa qua è una valvolina che va dall'altra parte, e da qua si è seccata la gomma e mi pisciava, praticamente si allagava sotto, mi correva giù tutto quanto di qua. Ottimo. Sai cosa l'ho fissato con cosa? Silicone delle piastrelle. Riparazione on the road che ci piacciono. Vai qua. Vediamoci. Perché poi è ferraccio qua. Bene, dopo 3 ore di autostrada siamo arrivati da Jimbo, grandissimo. Adesso vi farò vedere parte del suo garage e dell'opera che sta facendo sui nostri ragazzi. Tatuaggio, viaggio più tatuaggio, ragazzi, top. Quando si sta facendo.
Ho fatto la mischia di tosca. Mamma mia che grosso, ma che... Adesso ci spariamo un bellissimo panino della mortazza e loro con la porchetta gentilmente preparati dalla signora qui di fianco. Buon appetito. 17:11 del pomeriggio, siamo nel cuore della Toscana praticamente, un po' prima di Siena, e tra un'oretta dovremo arrivare a destinazione. Quanti cipressi? Adesso voi, popolo di YouTube, ditemi se i cipressi non sono la pianta definitiva. Guarda, Windows qua, questo è Windows. Queste colline qua sono Windows, Windows XP. Ah, ragazzi, bella. Si è aggiunto anche Fede, a cui si era staccato l'interfono. Stiamo attraversando il comune di Montalcino. Bellina questa! Spettacolo! Questa qua sveglia gli umori dopo infiniti chilometri d'autostrada. Ah, ma sai perché? Perché è passato il Giro d'Italia che l'hanno asfaltata così adesso. Sai che questo è il posto della foto? Ma sai che potrebbe essere? Potrebbe essere Poggio Covilli, sì. È questo Poggio Covilli. È proprio quello? Mi sa che sì, sai? Mi sa? Eh no, è questo. Cos'è? Poggio Covilli? Poggio Covilli, eccolo qua. Domani veniamo a fare la foto qua. Cioè qua sono un... Mamma mia! Ma... Guarda che roba! Vecchio, ma è allucinante! Che cos'è questo posto? Voglio arrivare qui, che cos'è questo posto? Fallo smettere! E guarda che se avessi tipo un'applica mi lancerei in mezzo a sto cazzo di campo! Eccoli, panini, porchetta, solo i formaggi! Esatto, questo è il posto... E noi dobbiamo andare super di qua! Boschi! Era Boschi!
concerto.